Ciao a tutti. Siete nel canale Impulso della Terra. Ricordatevi di iscriversi nel canale per essere sempre aggiornati. Inondazioni ad Haiti. Dopo diversi giorni di acquazzoni, si sono verificate gravi inondazioni nel nord e nel centro di Haiti. Almeno 3 persone sono state uccise e altre 3 sono disperse. Secondo il Servizio di Protezione Civile di Haiti, dal 2 aprile nel paese sono state osservate precipitazioni significative. A partire dal 5 aprile, 4 dipartimenti hanno subito inondazioni improvvise e fiumi straripanti. Un tragico incidente è stato segnalato nel comune di Jean Rabelle nel dipartimento nord-ovest, dove 149 case sono state colpite da inondazioni. 2 persone sono morte nel comune di Bois de Lance nel dipartimento settentrionale, altri 3 residenti locali sono scomparsi, i lavori di ricerca sono in corso. Inondazioni in Malesia. Diverse aree di Batu Pahat, un'area della Malesia, nello stato di Johor, sono state allagate a causa delle forti piogge. Un forte acquazzone è durato non più di 2 ore, ma durante questo periodo è fuoriuscita così tanta acqua che nella capitale della regione si sono sommate alluvioni alte fino a 1 metro. In alcuni insediamenti delle province, il livello delle piene ha raggiunto 1,47 metri. Le forze di soccorso sono in massima allerta e gli abitanti della provincia, per evitare tristi conseguenze, sono invitati a non lasciare le loro case se non strettamente necessario. Il traffico è stato temporaneamente sospeso. Il segretariato del Comitato regionale per la gestione dei disastri, Batu Pahat, ha affermato in una dichiarazione che le aree colpite includevano una stazione degli autobus e la strada principale della città. Incendi nel territorio di Kabaro VSK. A causa del clima secco, la situazione con gli incendi nel territorio di Kabaro VSK è peggiorata. La vegetazione brucia in diverse aree. Al 7 aprile, ci sono 7 incendi nella regione con una superficie totale di 151 ettari. Il capo del Dipartimento per la Protezione e la Protezione del Fondo Forestale del Comitato Forestale osserva che i residenti locali sono spesso i responsabili degli incendi. Negli ultimi giorni, la regione ha sperimentato un clima secco e ventoso e la combustione della vegetazione secca ha portato a una rapida propagazione del fuoco. Il 4 aprile sono stati registrati 2 incendi nel territorio del Parco Nazionale di Anhui. Un forte tornado si è registrato ad Apana, Hidalgo. Questo pomeriggio la Protezione Civile di Hidalgo ha segnalato la formazione di un tornado nel comune di Apan. L'agenzia ha indicato che è stata registrata in un'area in cui sono caduti 2 alberi, 4 recinzioni sono state abbattute e il tetto di 4 case è stato danneggiato. I funzionari della Protezione Civile hanno riferito che il sostegno è già stato fornito alle persone colpite da questo tornado. Terremoto in Iran. Un terremoto di magnitudo 5.2 è stato registrato in prima serata nei pressi di Marivan, Ostani Kordestan, Iran. Secondo il Centro di Ricerca Tedesco per le Scienze, il terremoto è avvenuto martedì 6 aprile 2021 alle 19:12 ora locale a una profondità di 10 km. I terremoti poco profondi si fanno sentire più fortemente di quelli più profondi poiché sono più vicini alla superficie. Un rapporto è stato pubblicato dal Centro Sismologico Euro-Mediterraneo, che ha indicato un terremoto di magnitudo 5.2. A giudicare dai dati sismici preliminari, il terremoto avrebbe dovuto avvertire quasi tutto nell'area dell'epicentro. Inondazioni in Australia. Durante il fine settimana le piogge torrenziali hanno colpito il Queensland sudorientale, in Australia, provocando gravi inondazioni. Il giorno prima di martedì mattina, in alcuni punti sono caduti 150 mm di precipitazioni. Secondo le ultime informazioni, tutti i tragici casi sono stati associati a incidenti su strade allagate e condizioni meteorologiche avverse che hanno travolto il Queensland dal 2 aprile. Molte auto sono intrappolate nelle acque alluvionali. I conducenti hanno abbandonato le loro auto e si sono trasferiti al sicuro.
I meteorologi hanno avvertito di pericolose onde alte e acque costiere al largo delle coste dell'isola di Fraser, al confine con il Nuovo Galles del Sud. Dall'inizio dell'anno è iniziato un periodo di inondazioni su larga scala per l'Australia. Migliaia di pesci morti in Iran. Migliaia di pesci morti sono stati gettati sulla costa meridionale dell'Iran, provocando allarme tra i locali. Pesci morti punteggiavano la costa del Golfo di Oman nelle vicinanze della città iraniana meridionale di Jesk. Gli autori dei video pubblicati sul social network associano la massiccia pestilenza all'utilizzo di tecniche di pesca aggressive, comprese reti a strascico e potenti ecoscandagli, da parte dei pescatori cinesi. Nevicata in Croazia. In Croazia, martedì e mercoledì sera, si sono verificate abbondanti nevicate su gran parte del paese, causando problemi sulle strade. Le nevicate più abbondanti si sono verificate in Dalmazia, nel nord-ovest del paese, al largo del mare Adriatico. La neve copriva la capitale Zagabria, così come Spalato, Fiume e Karlovac. A causa delle difficili condizioni meteorologiche, sulle principali autostrade sono iniziati ingorghi pesanti e il movimento dei camion è stato vietato. In alcune città sono caduti in poche ore più di 10 cm di neve, secondo i meteorologi, questo tempo durerà diversi giorni. Alluvione nella regione di Tiver. L'alluvione si sta rafforzando nella regione di Tiver. I fiumi straripano dalle loro sponde. In alcuni insediamenti il livello dell'acqua ha superato la soglia critica. I villaggi di Dacia stanno affondando nell'acqua di fusione vicino a Tiver. Una situazione difficile si è sviluppata negli insediamenti fuori dal villaggio di Danilovskoi. I residenti locali hanno segnalato questo a Tivrigrad. Ru, lì ora puoi muoverti solo con una muta da sub. L'acqua ha già allagato le aree e si sta avvicinando alle case. Il governo regionale ha commentato la situazione. A seguito del passaggio dell'alluvione primaverile, il territorio del cottage estivo Edelweiss è stato allagato. Non ci sono residenti permanenti nel villaggio. Ora la risalita dell'acqua non si osserva, il monitoraggio della situazione continua. Diluvio di Salici Bashkortostan. Il villaggio di Sairanovo nella regione di Ishimbay è stato inondato di acqua di fusione. Su Pervomaiskaya Street, le fattorie private sono rimaste sott'acqua. La situazione si ripete ogni anno in primavera. Fino a giugno i giardini e i cortili degli abitanti del villaggio non si seccano. I sairaniti hanno filmato un video sulla loro disgrazia, dove si sono rivolti alle autorità per chiedere aiuto. Secondo i residenti, l'intero punto è nel tubo di scarico troppo stretto, che è stato intasato dall'autunno e non consente il passaggio dell'acqua di fusione. Inondazioni e smottamenti in Colombia. 3 persone sono morte in una frana a Caqueta, in Colombia, così come centinaia di vittime delle inondazioni in tutta la Colombia negli ultimi 2 giorni. La protezione civile in Colombia riferisce che negli ultimi giorni forti piogge hanno colpito diversi dipartimenti del paese, provocando inondazioni e smottamenti che hanno danneggiato le case e ucciso almeno 3 persone. Sono stati segnalati 3 decessi a seguito di forti piogge che hanno provocato una frana a Firenze, capoluogo del dipartimento di Caqueta, il 5 aprile 2021. A seguito della frana l'edificio è crollato uccidendo 3 residenti. Terremoti sulla Terra. Durante il giorno, sulla Terra si sono verificati 129 terremoti di magnitudo da 2.0 a 5.6, esattamente dove potete vedere sui vostri schermi. E ovviamente un momento di positività sul canale. La città rock ceca ADR Spach colpisce per la sua monumentalità e stimola l'immaginazione. Non sorprende che nei tempi antichi le persone considerassero il luogo sacro e pregassero enormi blocchi, scambiandoli per dei silenziosi.
Le rocce di ADR Spatzteplice non sono solo alcuni bei luoghi per le foto, è letteralmente un'intera città di pietra, nel luogo in cui esisteva il mare. Il mare si è prosciugato nel tempo e una serie di bizzarri massi, nient'altro che il suo fondo, è rimasta. Guardando da vicino, puoi vedere che sono costituiti da molti granelli di sabbia. La forma snella è dovuta anche al fatto che per molti secoli è stata l'acqua ad affilarne i bordi. Le montagne hanno davvero una forma straordinaria ed evocano l'immaginazione, e alcune di esse hanno persino il proprio nome, ad esempio, Tullovers o Guido. Oltre alle bizzarre rocce, la riserva ha due piccole cascate, la più grande è di 16 metri, e diversi laghi pittoreschi. Puoi fare un giro in barca lungo uno di essi. Grazie per aver guardato il video. Se vi è piaciuto, ricordate di mettere mi piace e iscriversi nel mio canale per essere sempre aggiornati di cataclismi della pianeta.